Ciao a tutti, intanto buon weekend e intanto un buon weekend a coloro che in particolare passeranno, vivono nelle regioni che passeranno dalla zona arancione alla zona gialla o sono passati dalla zona rossa alla zona arancione. In particolare per noi lombardi sarà il primo weekend dove sarà possibile tornare dopo tantissimo tempo magari a mangiare insieme alla propria famiglia al ristorante o a bere una tazzina di caffè o un cappuccio nel bar senza stare fuori alla nebbia come se fossimo dei diseredati. Merito ovviamente della responsabilità di tutti noi e di tutti voi che nonostante tutto e nonostante tutte le polemiche e i dubbi abbiamo come sempre con responsabilità obbedito e seguito alle indicazioni che ci erano state date. Il tempo passa veloce, anche questa settimana è passata e stiamo arrivando velocemente verso il Natale. Prima di parlarvi di quello che abbiamo fatto questa settimana, direi che c'è un po' di preoccupazione a capire, perché non l'abbiamo ancora capito, né noi che siamo qui in Parlamento, né voi che siete a casa, come sarà il nostro Natale, il 25, il 26 e il 1 gennaio. Sapete che il DPCM ha detto che si deve stare nella propria regione, che si può vedersi solo con i propri familiari, con i propri congiunti, che bisogna evitare assembramenti. Ma il genio della lampada, perché ormai è un genio della lampada con tutto il rispetto, cioè ci dà grandi sorprese il Presidente del Consiglio, e se non fosse che si limitano le nostre libertà e che si fanno cittadini di serie A e serie B, l'ironia sarebbe permessa, ma purtroppo non siamo in una fase ironica, ma nella concretezza di aver visto che una norma dice che io posso, se abito a Roma o in una grande città, posso incontrare i miei congiunti anche se faccio 20-30 chilometri, pensate il centro di Roma Ostia o pensate la periferia di Milano di Baggio che va fino a Viale Padova. Se invece ho la sfortuna di essere nato in un piccolo comune e di avere mio figlio o mio papà che è nell'altro piccolo comune, nella stessa provincia, a distanza di 5 chilometri, devo starmene a casa mia e magari lasciar solo mia mamma. Oppure addirittura, per chi è di Milano sa di che cosa sto parlando, se abito a Cesano Boscone, che è un comune al confine di Milano, confine ve lo dico io, tra Cesano Boscone e Quartiere degli Olmi, che è la periferia ovest di Milano, ci sono 500 metri, anzi addirittura in un pezzo di strada tra due abitazioni di Cesano Boscone e del Quartiere degli Olmi ci sono 70 metri, cioè il divide una strada. Bene, secondo questo dispositivo, se mia mamma abita di là, a Cesano Boscone, e mio figlio abita di qui, nelle case popolari del Quartiere degli Olmi, non posso fare il Natale insieme. Qual è il mistero del genio della lampada? Perché questa disposizione? O nessuno fa il Natale insieme con i propri congiunti, oppure non puoi creare cittadini di serie A, di serie B. Pare che invece proprio il genio della lampada di Aladino sia per la prima volta venuto in soccorso al Presidente del Consiglio Conte, e in questi giorni sembra che il provvedimento sarà cambiato. Però, dice il Presidente del Consiglio Conte, deve essere il Parlamento ad assumersi la responsabilità. Bene, noi l'abbiamo già detto, io l'ho detto da Valle, l'avete sentito, nel mio intervento al Ministro Speranza, quindi noi non abbiamo problemi a dare indicazioni che vadano in quella direzione. Dicevo che questa settimana è trascorsa con alcuni atti politici fondamentali, l'indicazione data dal Parlamento al Presidente del Consiglio Conte per la riforma del MES. Il centrodestra ha votato unitamente contro questa riforma, pur nelle differenze che ci sono e che sapete da parte nostra, di Forza Italia, di voler da parte nostra utilizzare le risorse del MES messe a disposizione per la sanità. Ma qui si parlava di altro, cioè si parlava della riforma che i paesi stanno facendo di questo strumento, che è uno strumento burocratico, che valuta, come ho spiegato nell'intervento che credo abbiate visto, che valuta l'affidabilità dei singoli, del debito pubblico dei singoli paesi. Bene. La novità politica più importante, almeno da parte nostra, è stata l'incontro che per la prima volta c'è stato del centrodestra unito. Non solo i tre grandi partiti, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, si sono incontrati, ma per la prima volta questo incontro è stato aperto anche ai cosiddetti piccoli partiti, noi con l'Italia e Cesa. Quello che a me interessa più di tutto e più di tutti che ho sottolineato in questo incontro è stato che l'unità del centrodestra la si ritrova solo in una capacità concreta di dimostrare
la differenza nelle nostre proposte, di dimostrare una visione della politica totalmente diversa, che ha più a cuore il bene comune e il destino delle future generazioni, dei nostri figli e dei nostri nipoti, che il consenso immediato, spicciolo, che con forza dice che le risorse sono talmente preziose che non si possono buttare via, che non possono essere date a pioggia, che non possono essere date in assistenzialismo. La notizia di oggi e la notizia di questi giorni è che lo Stato torna a fare l'imprenditore, torna nell'Ilva, nell'acciaieria dell'Ilva, torna a nazionalizzare, ad essere imprenditore. Abbiamo audito l'amministratore delegato Lazzarini in commissione, nell'Alitalia nazionalizzata, e sono tutte risorse che mettono i cittadini. Abbiamo fatto 110 miliardi di euro di debito pubblico in più. Ma che prospettiva avremo? Quale futuro ci aspetta? Avremo una scuola più forte? Avremo una classe, una generazione che sarà più formata? Avremo un'impresa più solida? Avremo più libertà nei nostri paesi, una società civile ancora più ricca e più protagonista? Ecco, su queste risposte, sulla risposta a queste domande, il centrodestra si misura, e si misura nella disponibilità a criticare con forza laddove le cose non le condividiamo, ma anche a dimostrarsi in maniera molto concreta e collaborativa, capace di lavorare insieme in Parlamento per costruire questo futuro. Lo abbiamo dimostrato nel voto per lo scostamento di bilancio, che è stato un voto unanime. Lo dimostreremo, perché già lunedì faremo le nostre proposte insieme come centrodestra nella legge di bilancio che stiamo cercando di approvare e di discutere in commissione. Da questo punto di vista vi anticipo alcune delle proposte che noi vorremmo fare, che vorremmo presentare insieme a tutto il centrodestra, al governo, sperando che la legge di bilancio possa essere un'occasione importante di collaborazione. Prima fra tutti, il sostegno al lavoro e alle imprese. Lo abbiamo continuato a dire e lo continuiamo a ribadire. Non è col reddito di cittadinanza e con l'assistenzialismo che si dà e si offrirà il lavoro. Cosa accadrà alla fine di marzo, quando si tornerà a poter licenziare? Che fine faranno le nostre imprese se non avranno la liquidità necessaria per reggere a un urto, a una sfida drammatica? I ristori vanno bene, ma lasciano il tempo che trova. Ho fatto un esempio in Parlamento, che per il ristoratore che ha un fatturato di 1 milione, 1,3 milioni, 1,4 milioni, 1,5 milioni euro l'anno, e che ne ha persi 800.000 euro di fatturato in un anno, che gli dai un ristoro di 10-20.000 euro a fondo perduto, purtroppo non gli cambia la sostanza. Magari per un piccolissimo ristorante assolutamente sì, è la vita per questo piccolo ristorante, ma magari per questo imprenditore, per questo ristoratore, per questa piccola impresa, quello che gli serve è la liquidità, gli serve un finanziamento vero e reale da restituire, perché gli imprenditori italiani vogliono restituire i soldi che gli vengono prestati, ma non in 6 anni, ma magari in 20-30 anni, ed è una delle proposte che noi presenteremo. Le partite IVA sono una spina dorsale del nostro paese, non sono dei lavoratori dipendenti nascosti, e quindi abbiamo la necessità di aiutarli a reggere il rischio che la pandemia gli ha procurato. Da questo punto di vista presenteremo anche sotto questo aspetto delle proposte. Perdonatemi, apro e chiudo una parentesi: secondo me i sindacati vivono sulla luna, in particolare i sindacati del pubblico impiego. Questa settimana c'è stata una roba paradossale. Nulla contro i dipendenti pubblici, ma è paradossale che si possa scendere in piazza e si scioperi un giorno per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici mentre stiamo attraversando questa situazione. Ma i dipendenti pubblici sono la categoria più garantita da febbraio ad oggi. Sono quelli che, nonostante siano rimasti a casa, smart working, smart working, non sono mai andati in cassa integrazione. Hanno lo stipendio garantito, hanno la certezza in ogni caso del futuro, fino a che lo Stato non fallisce, e speriamo che non fallirà. E tu scendi in piazza, sindacato, per dire che vuoi le risorse per rinnovare il contratto. La prima cosa che devi scendere in piazza è per dire che le imprese devono essere messe nelle condizioni di continuare ad poter tenere il loro vero capitale, che si chiamano persone.
E quindi scendi in piazza per dire che deve essere abbassato il costo del lavoro, scendi in piazza per dire che gli imprenditori, che le risorse della cassa integrazione siano date a ogni singola impresa che anziché licenziare o anziché mettere in cassa integrazione investe e continua a investire sul proprio dipendente. Lavoriamo e scendi in piazza per dire che non si vede l'ombra di un progetto. Cosa sta succedendo sul recovery fund? 209 miliardi ce li hai andati, dove sono i progetti? Scendi in piazza a protestare per questo. Tutti insieme, ma è pensabile che il governo litighi da settimane se e come gestire queste soldi messi a disposizione. Task force sì, task force no. Che cosa vuol dire? Ve la traduco. Vuol dire che in un governo normale, che abbia un buon senso, se ci sono dei progetti che vengono finanziati e che sono ritenuti strategici, che vengono tra l'altro finanziati dall'Europa a fondo perduto e in prestito, si ritengono quelli, i singoli ministri ci sono per attuare questi progetti. Se no, non ci sarebbe un Consiglio dei Ministri. Se il Presidente del Consiglio ritiene che per attuare questi 209 miliardi, che sono la sfida del futuro dell'Italia, non, i ministri non siano in grado di attuarli, c'è bisogno di una task force, di 6 manager, che devono essere messi in campo, delle due l'una: o licenzi i ministri o pensa che ormai questa sia una dittatura del Presidente del Consiglio e che solo lui, illuminato dal genio della lampada, possa dare certezza a tutti noi che questi soldi e che queste risorse possono essere utilizzate. Peccato che le ultime dimostrazioni di efficienza da parte della Presidenza del Consiglio non sono entusiasmanti. Dell'app Immuni qualcuno di voi ha sentito più parlare? Addirittura abbiamo lodato e finalmente è arrivato il cashback. Se usi la carta di credito ti restituisco il 10% delle spese che hai fatto, ovviamente entro in un certo periodo che è quello natalizio. Qualcuno ha scaricato l'app Io? Sta funzionando? I giornali, l'ennesimo fallimento. Ecco, speriamo che non sia l'ennesimo fallimento quello a cui ci troveremo davanti, perché sarebbe un fallimento drammatico e una sconfitta di tutti sull'utilizzo dei fondi del Recovery Fund. Dicevo che autonomi, lavoro, liquidità alle imprese, non ha senso che i prestiti garantiti dallo Stato siano restituiti in 6 anni, l'impresa ha bisogno di 20-30 anni per restituirli. L'abrogazione della plastic tax e della sugar tax. La scuola, noi continuiamo a combattere perché la scuola abbia più risorse a disposizione, abbiamo fatto una proposta a tutto il centrodestra per aiutare ancora le scuole paritarie e in particolare per tutte quelle scuole che sono tutte praticamente, che hanno tra i loro iscritti e che accolgono e che formano i ragazzi disabili. C'è bisogno di contributi proprio perché possano essere aiutate queste scuole a continuare paritarie, a continuare a svolgere il loro compito, lo fanno in maniera così importante, così egregia. Abbiamo detto che la sfida della digitalizzazione deve esserci e che quindi non ci possono essere famiglie che rimangono indietro da un punto di vista della possibilità di avere il proprio kit digitale. Insomma, le proposte sono tante, le misureremo da domenica perché si ritrova da domenica inizia a ritrovarsi la Commissione Bilancio, la prossima settimana alla Camera ci si confronterà questo, lunedì avremo l'appuntamento con la conferenza stampa di tutto il centrodestra per presentare nel dettaglio le proposte. Vi aspetto sabato sera alle ore 20:30 perché in maniera più sintetica di quello che faccio, ma era l'occasione per salutarvi e per stare un quarto d'ora insieme, sarò ospite a Stasera Italia su Rete 4 dalle ore 20:30 a discutere di queste cose. Alla prossima.